Buonasera e benvenuti ad Acque Alte. Oggi un trasferimento un po' laborioso, François, perché siamo a 2200 metri del lago Blu in Val d'Ayas. Non si arriva al bordo del lago con le macchine, per cui abbiamo dovuto fare un pezzo a piedi, poi avete dovuto trasportare l'attrezzatura a mano, evidentemente verso il bordo del lago. E questo comunque non aiuta, diciamo, l'acclimatamento e, diciamo, il riposo fisiologico che voi dovreste osservare prima di un'immersione, no? L'acclimatamento riusciamo a farlo, per quanto riguarda invece lo sforzo fisico che dovrebbe essere limitato al minimo, come si vede in questo caso non riusciamo a farlo. François, tutta l'attrezzatura è finalmente arrivata a bordo lago. Vediamo un attimo i vari tipi di avvicinamento ai laghi, ai siti di immersione. Solitamente noi cerchiamo di arrivare con l'attrezzatura il più vicino al lago possibile, perché abbiamo dell'attrezzatura molto pesante. Per i non addetti ai lavori abbiamo le bombole, abbiamo le torce, abbiamo tutta una serie di anche oggetti che comunque hanno il loro peso, quindi doverseli portare in spalle diventa sovente complicato. Oggi abbiamo dovuto fare così, per esempio, perché non c'era modo di avvicinarsi al lago in un altro modo. Esistono anche altri veicoli, esistono gli elicotteri. Il problema è che gli elicotteri comunque hanno un costo e quindi noi cerchiamo di limitarli. Non abbiamo la possibilità ogni settimana di poter uscire con un elicottero. Altre volte ci sono altri mezzi più piccoli, come abbiamo utilizzato in altri laghi, abbiamo utilizzato delle motocariole, altre volte addirittura si possono usare delle moto da cross, addirittura c'è chi riesce ad arrivare a utilizzare gli animali per il trasporto delle attrezzature. Questo lago è veramente una quasi una perla, no? Incastonata in mezzo a questi boschi. Sapete già cosa vi aspetta? Questo lago è conosciuto per la sua splendida visibilità che si può notare sin da riva. Chiaramente non è un lago molto profondo, quindi noi non ci aspettiamo un'immersione tecnica particolare. È chiaro, siamo sempre in altitudine, quindi ci sono sempre i rischi correlati alle problematiche di un'immersione in alta quota. Però chiaramente qui sappiamo già che troveremo un lago sui 4, 5, forse 6 metri in alcuni punti, ma non credo di più. Sicuramente il fatto della visibilità ci spingerà a cercare di girarlo tutto. Anche qui controllerete presenza di inquinanti. E quello noi lo facciamo in tutti i laghi e dove è possibile cercare di fare pulizia. Siccome noi andiamo a metterci il naso sotto il livello dell'acqua, tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Oltre ai classici rilievi che facciamo per il consorzio pesca o per chi ce lo chiede di volta in volta, cerchiamo di fare le rilevazioni delle profondità, della composizione del fondale, delle presenze ittiche, della vegetazione, l'eventuale presenza di un termoclino, ovvero un'interruzione brusca della temperatura, una variazione brusca della temperatura. Bene, allora finite l'acclimatamento in quota, preparatevi e andiamo a vedere cosa c'è sott'acqua. Va bene. Thank you.
primo tuffo, cerchiamo di capire come si distribuisce la profondità sulla superficie del lago. Abbiamo visto dall'alto che la massima profondità dovrebbe essere proprio in corrispondenza del centro del lago. Cerchiamo di muoverci, entriamo in acqua, cerchiamo di muoverci tenendo la riva sulla sinistra e cerchiamo di fare un giro del lago orario. Vediamo se riusciamo, ma dovremmo farcela, stiamo sui 40-45 minuti di immersione. Andiamo a prendere come al solito subito la massima profondità, poi rientriamo facendo le varie tappe, vediamo che profondità troveremo, facciamo le varie tappe, mi raccomando il più possibile la sosta di sicurezza a 2 metri. Poca acqua, però visibilità ottima, presenza ittica praticamente zero, però un'ottima visibilità, fondale duro, quindi non fangoso, un bel giretto comunque sia, profondità massima 5-6 metri, non di più. Abbiamo trovato la profondità massima verso il centro del lago, in zona emissario, verso i 6 metri e mezzo di profondità.
presenza ittica scarsa, quasi nulla, visibilità perfetta, temperatura 9-10 gradi. Oggi bella immersione, ottima visibilità, temperatura dell'acqua 10 gradi che per l'altitudine in cui siamo direi che va più che bene, profondità 7 metri, lo sapevamo che questo lago non aveva delle profondità elevate, pesce purtroppo qui non abbiamo visto, e in mezzo al lago c'era quel, si vedeva quel canale che come sembra da dove va via l'acqua, da dove sfoga, e poi c'erano dei sifoni sotto, questo avete visto, e bello anche dove c'erano quei pini, quei larici morti, da sotto la base si vede tutta roba, sembra messo lì dall'uomo, in realtà una volta erano nate lì. François, a fine giornata possiamo dire che le due immersioni che avete compiuto nel Lago Blu sono state forse più divertenti che tecniche, però la visibilità, la giornata di oggi, insomma, sono valse la pena di trasportare tutta l'attrezzatura fino qua, fino sulle rive di questo lago. Sì, un'immersione in altitudine è sempre tecnica proprio per le difficoltà che si porta dietro, legate proprio alla questione della pressione e dovuta all'altitudine. E in questo caso ci siamo veramente divertiti perché è veramente raro riuscire a trovare una visibilità del genere in un lago alpino. Quindi anche se la massima profondità che abbiamo trovato sono stati 7 metri, in un punto preciso del lago mediamente si attestava intorno ai 4, massimo 5 metri, ci siamo divertiti perché il fondale è molto ricco, vario, quindi abbiamo potuto girarlo nella sua interezza. Nella seconda immersione avete rivisto meglio alcuni punti che avevate osservato durante la prima immersione? Sì, nella seconda immersione ci siamo soffermati su alcuni, in particolare su un paio di punti particolarmente fondi, delle sorte di piccole buche, dove al fondo c'erano una sorta di sifoni. Allora siamo andati senza avvicinarci in modo esagerato, ma insomma siamo andati proprio per cercare anche con le riprese di far vedere questi punti particolari. Non essendoci un emissario del lago, sicuramente c'è una situazione di percolazione dell'acqua, ma in quei punti probabilmente ne esce di più. Una piccola lieve correntina l'abbiamo sentita, l'abbiamo avvertita in una posizione particolare del lago, quindi vuol dire che qualcosina di lì si muove. In più ci siamo soffermati su una bellissima parete, c'è una grossissima roccia molto frastagliata che dalla superficie entra fino ad una profondità di 5 metri, e quindi ci siamo soffermati a osservare con le torce cosa c'era in questi grottini, molto particolare. Non avete visto neanche un pesce? No, in questo lago non c'è presenza ittica. Adesso a fine giornata, dopo due immersioni, possiamo dire che questo lago è 7 metri o solo 7 metri.
però lo possiamo dire adesso, dopo che ovviamente l'avete sceso. Questa mattina evidentemente non lo potevamo sapere, anche perché non si conoscono, non si hanno notizie di altre immersioni, di prime immersioni in questo sito, quindi comunque bisognava scendere, bisognava andare a vedere. Sì, probabilmente nessuno è mai sceso in questo lago. Noi quello che possiamo fare è confrontiamo le ortofotocarte e sappiamo all'incirca se un lago può essere un po' più profondo, un pochettino meno, ma finché non andiamo sott'acqua non ne abbiamo poi la certezza. Sapevamo che non sarebbe stato un lago particolarmente fondo, ma non sapevamo se fosse stato a 20 metri, a 10 metri. Una cosa secondo me che vale la pena sottolineare è che anche in Valle d'Aosta, senza fare centinaia o migliaia di chilometri per andare a cercare siti nuovi, inesplorati, anche in Valle d'Aosta, vicino a casa, ci sono ancora punti di immersione nuovi, totalmente vergini e sconosciuti comunque. Sì, assolutamente così. Noi ogni tanto pensiamo che per fare immersione si debba per forza andare al mare e pensare di divertirsi, invece noi abbiamo in Valle d'Aosta abbiamo un patrimonio incredibile. Abbiamo una cosa come 1410 laghi, abbiamo le profondità sui laghi in altitudine che ci invidiano in tutta Europa e quindi abbiamo un patrimonio che sarebbe veramente interessante riuscire a valorizzare. Anche perché questo è un lago piccolo, poco profondo, però quando uno è sott'acqua può comunque pensare, no, di dire sono il primo uomo comunque che vede questi fondali, cioè qui non è mai veramente sceso nessuno, mai nessuno ha visto anche solo una banale roccia di 2, 3, 4 metri che sprofonda in questo lago, comunque mai nessuno l'ha potuta vedere. Sì, per questo noi ci riteniamo molto fortunati e in un certo senso siamo anche orgogliosi di quello che riusciamo a fare. Poi nel nostro piccolo, oltre a documentare tutto quello che vediamo per poter fornire questi dati agli enti che si occupano per esempio del ripopolamento ittico o comunque sia anche solo che si occupano, questa mattina c'era la forestale, che si occupano della tutela di questi luoghi, cerchiamo di dargli una mano con la pulizia di cui avevamo già parlato, che noi facciamo sovente. È chiaro, sarebbe meglio che nessuno buttasse dei rifiuti nel lago, comunque sia noi tutto quello che possiamo cerchiamo di portarlo via. Purtroppo dove c'è la presenza umana si paga lo scotto dell'inquinamento e comunque dei rifiuti in acqua, no? Sì, noi già paghiamo nei laghi alpini, paghiamo già il problema dell'acidità che negli ultimi anni purtroppo sta caratterizzando tutti i bacini, questo a causa delle piogge acide e quindi poi delle sorgenti che automaticamente portano acqua acida ai laghi. Più c'è una sorta di surriscaldamento anche delle acque, se oltre a questo noi ci aggiungiamo anche dei rifiuti che lasciamo lì e che comunque sia plastica, alluminio, resteranno lì per secoli, esatto. Andiamo sicuramente a peggiorare quella che è una situazione che già è compromessa a livello globale. Bene, e allora con alle spalle questo magnifico laghetto alpino, vi salutiamo, chiudiamo questa puntata di Acque Alte, grazie e buonasera.